Ma Giulia, ma cosa che succede? Cosa succede? Adesso siamo a posto. Ma se che successe? Che successe? Che la Dolores le è andata via, la se licenziata. Ma se ti dice cos'è? Proprio in sci, la di che la sta qui, neanche un minuto in più quella cacchì. Sì, ma la puoi minga fare. Ma sicuramente, la pena fa. Sì, ma minga in che? Se se ti interessa lei, lei la di che la sta qui più, ad aghi a tra, a quel comato della tua sorella, te capì? Sì, sì. Se che succede adesso? Sono mica buono di stare senza giù. Oh, gente, te vorrei mica dire che te vieni fermo. Oh, signor, proprio la giornata più importante della nostra vita, sei proprio a posto. Senti, perché se esagera no, eh? Esagera no. Ma te capisci no che la tua carriera politica la dipendi tu dall'intervista che ti farei in cœur? Se la notizia la vignerà pubblicata, come la dirà giornalista, avrò un finì de falafanchi in provincia e per te se derveranno i porti del Parlamento. E so benissimo anche me che mica bisogna di ricordarmela, ecco. E nu come sei messo? L'infermiera della tua sorella le è appena andata via. Ti, te riesci anche a stare senza giù. Proprio una bella fotografia che metti sul giornale. Ma se mi vieni fuori emorroidi, non è mica colpa mia, eh. Perché tu devi sapere che questa qui è una situazione tesa, delicata, che la stracca a lunga andare. Ecco. Guarda, lui le stracca che la fa più. Se sono in sti condizioni, è tutta colpa tua. Che te insiste a tenere qui in casa quel codispar della tua sorella invece di farla internare, e questo chi mi te lo già modì più se de una volta. Parla del diavolo. Lo sempre di difida dall'om, dal tas e dalla donna con tal cu bas. Mi chiedeva anche il kibas, ma come lo fa di gassetas? Ma te capisci no, che la mia sorella è la carta vincente di me, perché tutto il mio programma elettorale le basai sulla famiglia, sui valori, i valori della famiglia al primo posto. Le la cadavo schi e basta. Te avvisi, ti fa come te crede, ma se per colpa di quella befana della tua sorella i Robin daranno per il verso giusto, sta più certo che mister Occhino aspetta un'altra occasione. Oh, dopo sta dichiarazione di amore eterno mi si slarga il cœur, il fidi e anche la cura d'Eva. Lei è inutile che te fai spiritoso. Te sei anche a te il motivo del nostro matrimonio. A te te serviva i medanè e il nome della mia famiglia. E a le tue conoscenze. Ma che o te fai il salto di qualità o mi cercherò da un'altra parte quel che mi servisse. Oh, ti sentirei minacciato per caso? No, fa quinto che sia un avvertimento. Ma ti fa che i robi vadano per il verso giusto. E in sci che ne guadagneremo tutti. Dov'è la Dolores? Bruna, ste che fa stavolta? Laurea, dagli dei belle elisir. Le minghe in elisir. Questa è la puzione per il rit che gode fa con le... E venda via tu qua per questo. Bruna, perché ti che spiegano cos'è che te che mi ti deni in dell'elisir al tuo fratello? Tu di minga dighe, in di ingredienti che deve restare segreti, altrimenti sparis le fè necessari per la riuscita del rit. Te che devi sapere che i robi che la gami ti deni in dell'elisir, no! Robi speciali che magari se che compra in dal drughè o magari anche al mercato. Ma beh, bastava che la si fiudava di beva, era tutto risolto. Facile di, ma difficile fare. Specialmente se sei ligata a un letto. Cos'è? E conte il pidrio in buca, vera? Cos'è? Te l'hai ligata a un letto? Per forza, lei la se rifiutava.
I persone pochi intelligenti in pien de pregiudizi e cunce sbaglia sui rimedi miraculosi e se la se minga guida da chi lei che sa come si fa. Sì, ma se fa minga le gai persone un letto. In certi ospedali io famo anche i dottor e i professor tradizionali, perché per di minga fare anche a me? Perché le minga la stessa roba, ecco. Ma dove è adesso? Le è andata via e pensi proprio che la torna rendrei mai più. Sì. Mi dispiace per lei, sì. Ma se va minga tanto lontano, quando si già per pesciare la fortuna. E che gli emorroidi! E chi come ti pensavi? Tanto, anche se te il disi, te ne crede o no? Te bere una pozione miracolosa che la te aiuta? No, no, no! Godi altri rimedi se te preferisse. Unguent, impact, impiaster. Tu quel che te vuoi? No, sto bene, aia, sto bene sì, ecco. Aia. Vabbè, come te vuoi? Tanto è il dedre, è il top. Appunto, siccome il dedre è il me, ti ricordi, cara la mia sorellina, cosa diceva sempre il nostro porno? Sì. Il nostro porno diceva che quando la buca la va e il dedre funziona, sta lontano da tutti i inguenti della bruna. Perché sei per voi ad scherzare. Sì. Oh, l'andare a minga bene, e senti che l'andare a minga bene. Ma come la faceva sapere che mi brusi gli emorroidi? Dei volte la malassa anche a bocca aperta con la donna. Ma fammi il piacere, scusa, te sei seta giù e te sei tira su tutto in un momento e secondo te i miei sintomi devi anche il mal da co. Ma fammi il piacere. Però adesso bisogna trovare una soluzione per la tua sorella. Eh sì. C'è il tuo tirapelo. Chi? Il fortunato? Eh sì, e chi l'è se no? Ti adora la follia. Ma... e il pendi dietro l'ave. E in certi volte riesci no a capire. Parfina che sia innamorata di te. Innamorata. Le mie che la c'è fa il suo impegno politico nei miei confronti come una missione, ecco. Ma fammi piacere, lei è un imbecille ai massimi livelli. Però d'altronde al momento con nessun'altra che può dare da chitra alla maga. Oh, Madonna, amore, chi? C'ho fino un pugliato. Senti che spesa. C'è ma minchia, sì, la mia sorella, ti capì? Devo, ma se la chiamano tutti? Sì, ma noi dalla maniera che ti fai, ecco. Allora, dovrei pensare proprio che lei è una maga e ma fa me piace, dai, dai, dai. Allora, fa una bella roba. Telefonagli subito al fortunato e digli devi venire chi, immediatamente. A tu sì, ma rispondi in chi moroi. Intanto bisogna che trovi una soluzione per il problema, se venga fa l'intervista tutto il tempo in pe. A meno che... sì, sì, forse trova la soluzione. Pronto? Fortunato? Su me, Alberto. Sì, sì, ciao, ciao. Con bisogno che te venga qui da noi immediatamente. Sì, 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 subito, immediatamente. Lascia perdere, lavorare in comune, per fare anche domani. Tanto, cambia niente. Con bisogno di te, da venire qui. Ti aspetti, subito, pianta le tue cose e vieni qui immediatamente. Ti aspetti, ciao. Oh. A proposito, cosa è che ti diceva? Se Rudredino che bisogna trovare una soluzione per te. E io pensare che quando che venirà qui la giornalista, che diserò se a lei che fa piacere, di fare l'intervista magari in giro per la casa. La dica che è anche un fotografo. Certo, me amò. E in sci e lui potrà fare un po' di fotografie, magari in di locali e anche magari in giardini. Sì, sì. In sci potrà capire che non con niente nascondi, te par? Sì, e il laboratorio della mia sorella come la metto? Quel bugigato, il piede tu lì, tu lo butti lì, butti lì. No, no,
Bisogna essere al suo assolutamente gadandadenni. Ma ad ogni buon che la giornalista le è al corrente dal disturbo della mia sorella e sicuramente lavorerà a intervistarla, ecco. Ma certamente lavorerà a fargli una qua domanda. Ma siccome come te disti che la tua sorella è la tua carta vincente, lei quando la parlerà insieme la sa rendere appunto da come le combinata la tua sorella. E sci che ne guadagna la tua figura politica, te pare? Sì. E adesso chi lei? Me fossa me. Sono minga una maga, no, mi fa sono minga una maga, spiritosa. Sono minga una maga. Tu sei già qui. Ven, ven. Te si sta una saetta. Quando l'onorevole al Ciama. Ciama l'onorevole. Le non amo onorevole. Buon Dio onorevole! Aspetta, dighe dei chiamati noi, specialmente in che? Te sei tu se la mia, ecco. la mia, te devi mica chiamarmi sci. Ecco. Come cosa chiamare? Ma chiamare il contesto no, ecco. I sci che danno quelle cose democratiche. Mi chiamare per nome? Sì. Sì. Te deve. Sì. Dopo per chiamare il contesto no? Certo, sì, certo, sì, certo, sì, certo, te deve certo. Proprio. Sì, onorevole. Alberto. Qui, tu, l'Alberto, mettermi in crapola. Sì, Alberto. Ecco. A godere anche da te. Poi. Cerca mica di sdargare troppo adesso, Sì, Alberto. È il fortunato il garasone. Lui l'ha dati del ti. Se ti te vuoi dimostrare democratico col tuo collaboratore, te da dati del ti. E da ves a mis. Te capì? Mi? A mis dall'onorevole? Ciao, l'onorevole! No. Lui adesso l'Alberto. Oh. Sia mis e se di del ti sì. Le sì, oh. Sì, sciura. Oh. Mi so e so amis. Amis intimi molto amis. Sì. Allora Alberto, ma la va! Elsa Veni, mica andava finisci, che vorraria un miracolo. D'altronde, se te si circonda, de persone che varano un figo per far svidere più se grande, ecco come la va a finire. Ma... Sai che succede? Che da stare al tuo posto, soprattutto con le mani! Sei in tutti sti confidenze, Sta bene al tuo posto, Ti capisci? Adesso, sculta un pulito, Slarga bene gli orecchi e sculta un pulito. Per sé che anche per noi è una giornata molto, molto importante. Perché abbiamo anche una famosa giornalista intervistata. E se no, vanno come penso noi. La gente che la legge l'articolo, la sa convinci e la manda al voto. E questo è il verdì, ascolta pulito, Vesele e andà a Roma. A Roma? Ma che a Roma? Se fai una gita dell'Aquila adesso? A Roma, in Parlamento! Ah, la gita più si lunga. Quindi, se ti che vecchi da famiglia, te mi convinto un po' i pastis di tu, mi te giuri, guarda, che te casci in del suo scala dell'ufficio comunale e te metti con la scrivania vicino al tencione che è spiuso ben cavrò, ecco. Oh, vabbè, Alberto, ho capito benissimo. Oh, ma, mami, cos'è che ho da fare? Ti in che... Ti devi stare tutto il dì attaccare la mia sorella Bruna. No, attaccare la sorella Bruna proprio no. Oh, perché? Anche qua il problema per te. Allora, l'ultima volta che sono sta qui, la mi fa fare il rito della purificazione. La mi metti su un unguento. La mi fa provare tutti i peli, la qui dal naso di oreggi. 3 mesi che avevo per far ricrescere. Fa niente. Dic, ti ha stretto dal dì attaccare la mia sorella e soprattutto te la perde mai di vista. Le ciao! Sì, onorevole. Mi su l'Alberto! Te capì? Mi su l'Alberto e non l'onorevole! Sì. Le ciao! Busa, il fratello! Ti sei sempre tutta la casa! Fortunato! Nel poco se vedo un no! Vuol dire sciura Bruna? Come la va?
fino adesso bene. Devo riprendere i nostri riti di purificazione. I riti? Sì. Si ricorda? Sì. Si ricorda? Lo ricordi, sì. Sì, sì, sì. Sorella. Dimmi. In che il fortunato ha stato tutto il dì che con noi. Bene. Sì, vedrò metti in pratica i miei ultimi elisir. Sì. Benissimo. Godù esperimenti portà a termine. Due esperimenti. E godiamo a mente un progetto. Un progetto. Sempre riferita ai miei ultimi pozioni. Sì, sì, e te vedrai che dopo la giornata del che ti parerà di essere un'altra roba. Un'altra roba. Come se te fedesse il rinascimento. Dai, no, no, sì, no, no. Alberto, dai, vengo. Alberto. C'è pa' fiare. Telefono. Pronto? Oh. Un attimo, buongiorno signor segretario, buongiorno, sì, l'intervista alle perinche, sì, staga tranquillo, sono preparatissimo, sì, e nemica da problemi, adesso c'è poco che da dire perché il voto, la gara, stia tranquilla, lo so come va, sì, va bene, no, ma se le dico... Il segretario del partito. Sì, come le ho detto, può stare tranquilla che risponderò esattamente, la vederà anche la gente. Sì, va bene, arrivederci, la saluto, senta bene. Arrivederci, Il segretario del partito. In persona. E cos'è il disco? Il disco che se non van come pensano la gente la manderà il suo voto e che guadagneremo almeno 2 o 3 punti in percentuale di usche che è in giro contro di me. Speriamo. E le venga troppo incoraggianti la roba? Come la va? Cos'è? Vedrei! Oh, questo è un tormento! M'era passato in Cine per Madonna, ma. Oh, è preso! Prova con questo! Ma potrò mica andare giù tutto il dia a fare l'intervista con quella cucina che è la maniera chi è? Ma cos'è te capì? Mi disegni e cusin de metterli sulla poltrona. In cinquante finite fa l'intervista. Te sei seta giù e te fiate non c'è niente, pa. Dover fare l'intervista tutto il dì in pelle. No, sono già sfinisci per l'amore del Signore. Ecco. E fortunato? Le darà con la Bruna? Sì, le darà. Con la mia sorella Bruna. A cui te stai intaccato tutto il dì e te perderla mai di vista, ecco, soprattutto. Certo che te confessi che quella coppia lì la ma fa un po' paura, Ma ti te ghe un intuito a catafera il tuo collaborador che è eccezionale. Ti ricordi? Dove che l'altro è un alter come lui? Che l'è disposta a curichi il mio soccorso? E come teoria fa in che se che la minga lui, Sì, va bene, ho capito. Però un zippice di intelligenza la faria minga male. A proposito, qual è che è venuta l'ultima crisi alla tua sorella? Ma se ne sminga crisi, la mia sorella va in trans, ecco. Sì, buonanotte, la va in trans, la dai il numero, alter che trans. Eccola. Oh, signore. Sì. Tre. Ecco. Dudes. E 48. Giuri. Che te vince tallotto? Ti capì? Sì, ho capito. Bravo. Giughe. E come si spiega il fatto che quando lei la entra in quello stato lì, la prevedi di roba che sa vera subito veri? Come lei, come per me? Te sai che profezia la morte dal zio. L'era più sei di là che di chi? E il matrimonio della mia segretaria come la metto? La tua segretaria, quella carampana
che nessuno la guardava. Perché passava un giù in otro, da fa un cicillo giù in depeslesse, le brom, la brancà e la mulà. Sì, e la storia di tuo regit che ti trovava più? Il mio regit. L'era tri dì e tri notte, che la tripilava per ca, non si ricordava più della mia regit. Pensate, la scomodà perfino il Sant'Antonio. Tutta notte in giro per la stanza, Sant'Antonio della barba bianca, fantruà quel camo manca, Sant'Antonio della... e lei la mia sorellina, la te di esattamente lo che ti aveva la sala. Sì, e chi lei che mi dice che la staminga le asconde per fama e ritruà? E lei che ti dice che sempre più di pregiudizi di suoi confronti, eh? E invece ti te pensa veramente che lei la sia una maga. Ma fame il piacere. Ne per di più, ne per di più. Oh, mamma mia. Sì. E come si spiega il fatto che quando lei prevede robe si avverano sempre? Sì. Come la va col tuo Dedrè? Ah, se sto fermo, meglio. Sì. Dai, guarda che saria ora che te ve a cambiasse, perché fra un po' vi arriverà la giornalista, deve fare l'intervista in Vestaglia. Ma se sto scimmie che sono vestagliato. Dai, uscite, beve no, e te l'avessi spulito, che figure te fai in Vestaglia. Dai. Destringi i denti a mo' per una coiura, per sta bene per tutto il tempo della nostra vita. Sì, devi proprio. Sì, ma sì, parla adesso un studentel, sotto esame, tutto tribulato. Forse te la moda capire la situazione. Guarda che quel di che le non esamino come quante andava a scuola. In che il tuo futuro e dipendi da te. E la tua vita la puoi cambiare o in me o in pesce. Ma minga dipendi solamente da me, eh? Purtroppo stavolta la dipendi proprio di madre ti. Oh, grazie per la fiducia che ti avete, Sì, grazie. E che vorrà non scoprire, deve puntarsi il cavallo sbagliato. Mi cavallo? Sì! Ma bacio per la piena, va! Ma pensati! Per andare a Roma, mi pare un giupino perché per andare a Roma. Laura! Ma chiamato? Certo che ti ho chiamato. Vorrei che si avesse di tutto a posto. Sì, tutto bene, grazie. Ma in che viene tutti i fan da fuori di che fan diventa matta? Mi interessa non mi sapere ti come te stai. Veri sapere se la cali tutti in ordine. Sì, sulla Giulia. I stanzi? Netti, ordinati. I bagni? Tutti a posto e splendenti. Benissimo. E il giardino? Tutto sistemato, compresi i 7 nani. Te che vuoi fare la spiritusa? Guarda che in che le nopi proprio no giornata le fa le spiriti. E so sulla Giulia. Guarda che se i robi andarei come speri che vagan, te che ne varete guadagnà anche a te. Veramente, lei già un anche me lo ripete, ma... Cosa te vuol dire? E sa benissimo, sono tre aspettare l'aumento che l'abbiamo promesso da una vita. Ma ti guarda, ma le proprie dico di parlare del tuo stipendi? Sì, cara la misura, per sti occhi la memoria corta. E va bene, dai. Mi pensi che per non parlare un altro momento, ma guarda cos'è che mi tocca sentire. Adesso. Come adesso? Preferissi che la questione fa fuori adesso. Ma cos'è che ci sei dritta? Sei diventata matta? Con tu quel che gliene fa? Ma che niente fa, l'è già tutto a posto. No, cara, mi dispiace. Con tu quel che gliene fa, gliene controllare, verificare e poi... Giura Giulia, o il femmo adesso mi lasci perdere tutto. Cos'è? La capi benissimo. Come mio capi ben che se riesci no, da ben che quel che aspetti da tanto tempo, dovrò aspettare anche a mo chissà quanto tempo. Credi noi, me o rec? La faria me crede. Ma questo qui ne è un ricatto, bello e buono.
Mie c'è Maria interesse personale. Sì, comunque guarda che per rifare il mio contratto dovrò il suo tempo per preparare per scrivere. Prego. Allora lei già un po' che te meditava di fare una roba del genere, eh? Dimenticavi che quel che dissi io quello. Ma te siete scherzati? Mi sono disposta a sti modi costrittivi. Vabbè, allora metto la mia roba e vo via. Ma no, dai, ben che, aspetta, dai, rasunem, vedem, de trovare un accordo, una soluzione, la dai. Perché già me. Bel modo di comportarsi dopo tutto quel che fa per te. Da quei vini farò imparare. Comunque, sta tranquilla che dimenticherò no facilmente di questo. Sono più se che convinta, ma per fortuna su Kiga è abbastanza garanzia. Sì, dai, dopo ne parleremo. Allora, ascolta pulito, adesso esigi che te vada di là e che te controlla, che tutto vada alla perfezione, perché stavolta che sarà nessuna garanzia che ti proteggerà. Volo, che la saga tranquilla che in quella farà un figurone. Grazie di tutto. Sfacciata, maleducata, ma ti guarda, sarà il modo di comportarsi con tipo i padron, roba dell'alter mondo. Giulia, calmas, tira il fià, rilassa, pensa all'intervista. Però mi godo su una rabbia, ho bisogno di un quei che mi faga passare sta rabbia e che mi faga tranquillizzare. Ecco che gli è arrivata la persona giusta. Scura. Fortunato, cercavi proprio di te. Eh? Sveglia, disegni, cercavi proprio di te. Allora, ti sei contento di stare qui con noi? Con la cicugliata! No! Disegni, se ti sei contento di stare qui a lavorare con noi? Con l'esso marito? Sì! Ah, sì, certamente. Ti sei contento di stare qui con me e mio marito? Sì. Benissimo. Allora, quando fatti fa un laurette un po' delicato, Sì. Però, mo de metti a posto un po' di robi. Quando che avrò tutto pronto, te chiamerò, va bene? Sì, sure. Ecco, sì. Va bene. Ma e la sua cugnata? Oh, ma insomma, la mia cugnata. Cos'è che gli tutti con la mia cugnata? La voleva fare il rito dell'iniziazione. E allora? La voleva che mettessi il bavaglino, la camicia con la buttuta di re, quella di matto. Sì? Oh, così. E la sassa la madì. Sì. Ma che siete benò, la lesir da partì, da cascio il gioco tu pitrieu. Mica lo fregasso scappato. Fortunato, ascolta pulito. Allora, non sono d'accordo con te. Che in che te da dagli a tratti tutto il dia la mia cugnada. E allora ti da sta attaccare. Te capì? Fortunato! Ciao! Te sei chi? Sì. Mi vuole la mia sorella. L'era quel che sei ridredito. Sì. Insomma, tutti sanno che la mia sorella l'è curata da un'infermiera svizzera. Sì. Quando l'arriva a chi, la giornalista, la tua la nuova infermiera, la si domanderà come mai. Aspetta! E poi la scoprirà! Che l'infermiera la si è licenziata e l'è andata via, e loro la cercherà per fargli una poi domanda per scoprire il motivo. E allora no. Oh, Alberto, sei fregato! No. Per dobbiamo rimediare. E come? Guarda, devo trasformare Fortunato in una fortunata, ecco. Cos'è? Sì, devo trasformare Fortunato in un'infermiera svizzera. Beh, no. A pensargli pulito, che sarà tanto de lavorare. Sì. Però mi penso che la roba la sia fattibile. Sì. Ma... Onorevole, diciamo al meglio, onorevole. Lui adesso è l'Alberto. E te la chiama il signore e ricordas che ti te sei infermiera della sua sorella e te parleremo
Anzi, mi viene un'idea. Disaroncale, sordo muta. Incine, che farà nessuna domanda. E lui la roba andrà tranquilla, te pare? Ma guarda Giulia, che idea che te che è magnifica. Ciora. Ma cosa vesti sta donna? Sì, e ricorda che te sei sordo muta. Dai, dende là che comincia la rivoluzione. Ma tu sai come cammina l'infermiera? Dai. Fa un po' dei movimenti da femmina, dai. Cammina come l'infermiera svizzera. Cominci a avere in quei dubbi sulla riuscita della giornata. Forse le mie tramonti scorsi, che dice la giornalista che sto mica bene e rimandi di scorsi. No. Sape minga perché in mese che si deve preparare all'intervista lì, sape no rimandarla. Fatto? Sì, ho fatto come te mi dici ed ecco che belle che fa. Tu dici facci? All'inizio la provaccia a patè, ma ho dovuto subito far marcia andrè, proprio come te pensavi te. Sì. Ho sento fai così! Oh, per un basino. Per un basino, te conosci mica la mia mie, ecco. Sì, che la conosco, forse è meglio di te. Se te vorrei di così. Non fa qualche modifica al contratto che te mi avevi preparato. Modifica? Sì, ho alzato cicini la cifra e ho slungato un po' la durata. E non la firmai stessa? Ma non cali giù. Le quei che contavi, perché le lei che la cacchi la comanda. E le lei che la cal grano. Grazie per l'aiuto. Sì, te l'avevi promesso, Lauretta, te l'avevi promesso. D'altronde le lei che la cal grano in quella casa. Devi dire che la politica è proprio una roba di riso, per di minga de peggio. Stavo resti? Perché pensi che Duma politica poteva venire in mente e far pagare i stipendi della misa del sommario alla sommier. Ma te sei matta? Di sì, deve sapere, della nostra storia. Ecco. Ma te sapesse che storia? Sì, basta domare un zic, basta domare un niente per rovinare le cose, ecco. Fino adesso nessuna mai scoperta. Nessuna mai scoperta perché l'Alberto è stato prudente. Ormai la sa trapelare anche un'emozione. Praticamente mi sono sempre controllato. Praticamente l'Alberto è stato perfetto. Te chi? I due amanti segreti. Se là che si dire con Fabio là? Cosa lei che ma perché che di qui faccio? Cosa lei che te di? Perché fi qui faccio? No, prima cosa mi dire? Ah, ecco i due amanti segreti. No, Tita se sbaglia e de grosso. I tuoi poteri ti hanno fatto del male. Perché noi c'è minga amanti segreti. No. Vera Laura? Sì, cioè no. C'è minga amanti. Senti, noi c'è minga amanti segreti. Per forza, cosa la poteva rispondere cos'è? E poi guarda che le no de certo una mia previsione. Il san tutti che si amanti. Come tutti? Tutti. Il giardiniere e il fortunato. Ah, il fortunato. La tua mie. Ah, la tua mia. La mia mie. Che mancava d'uma i manifesti in paese. E meno male che se si sta praticamente perfetto. La mia mie la sapeva tu scos e la mamma i di. E per forza la minga stupida la sa anche lei. Conoscendola sono sicura che la deve aspettare al momento più sei propizio. Ma sì, si ruina. Lauretta sono ruinato. Tu è questa che fai del mio assistente? Dove lei è il fortunato? Le darà insieme alla Mimie, insieme alla Giulia. Ah, sì, per la cerimonia d'iniziazione, sì. È vera. Sì. Ma prima la deve fare l'ultima impulsione per più di completare il rito della sua purificazione. Benissimo. Finalmente in quei vu che mi capisce e collabora. Un ruinare, siamo tutti infortunati. E il macellare? A Calù.
Anche al farmacista? No, il farmacista è sempre tu. Passare tutti al farmacista. Come on. La prefettua del prevost? No. E anche il tuo caro Miss Brambilla. Anche lui? Sì, tutti. La san tutti. Proprio la perfetta. Lauretta, su ruina, su ruina, su ruina. No. A parte il fatto che le noche che sia tanto savè, che bisognerebbe vedere se quel che la disla Bruna le vera. E poi resta il fatto che lei la ta di niente. Ma come la ma di niente? Perché anche a lei convenso le vanno la questione in questo momento. La gatto il vantaggio e fa credere che la sana got. Te dice? Certamente, perché domani in questa maniera la può salvare gli affari e l'onore. Certo, che come ipotesi la va pare un po' tirata per i cavalli. Mette anche il fisvelo, secondo te, come dovrei comportarmi? Ma niente, deve fare proprio niente. Tu devi andare avanti come se niente fidesse. Se poi roba va come non penso un che vaga in ti, stai sarei a posto. Ma sarei a minghe ci sicuro però, Ma no, se ti te vegni te letta Roma te setti in una botte ferro. Una botte di ferro, botte di ferro. Vorrei minga fa la fin dell'attiglio regolo. Ma cos'è? Sì, dici che in una botte di ferro ci si entra anche ti insieme a me. Nell'interesse di tutte e due, la vuoi. E anche questa è vera, tutto dipende da come la va in cuore. Certo che la vita dei popoli è strana. Vi al si impegna, e il sida, e l'ora, e se la de fa, poi basta due domande di una giornalista qualsiasi per trovarsi in braghe di tela o in mezzo a una strada. Oh, anche in paradiso. Già, in paradiso. Ti prometto solennemente che farò tutto quello che lei nei miei poteri, in modo che roba vaghe per aver giusto. Sì, grazie, Lauretta. Adesso a voi. Sono riconoscente per tutta la vita. Adesso a voi. E dice, fatti preparare il mail. Certo, ciao, Lauretta, ciao. Ah, certo che la vita è proprio strana. Capitano tutti in che? Ma è possibile che capitano tutti in che? Per da minga avessi delle coincidenze. O tutta la nostra vita la si riduce a far passare di coincidenze. O tutti sti casi, seguono un ordine prestabilito per portarti laddove il destino ti aspetta al varco. Mi pare di essere un naufrago, in mezzo all'oceano, su una barchettina piccinina, un mare tempestoso, senza manca quel che la guida. Calma Alberto, ciao Fiamma, riprendi possesso di te stesso Alberto, diamine, te diciamo fa mila, prendi possesso, che succede in che, cosa può capitare, in che dici disastroso, cosa può capitare di più di così disastroso, quella lì, quella là. Mi correggo. Cosa può capitare che devo con un robiscio? Ci vuole? Giulia? Sì? Giulia! Siete gay? Come sei elegante? Ma lei? Te bevi prima mattina? Ma che bevi? Vorrei domani farti un complimento, ecco. Ma a parte il fatto che sono quando te me fa l'ultimo complimento, però te fai un tacche, quel vistichì che lo studia stamattina. E il sol? E in più l'ho un catafore insieme. Sì, il sol, però vorrei dire che sì. Sei elegante. Sì, ho capito, però se sei no ciucco in prima mattina, la roba le più sei preoccupante. Sì. Preoccupante. Fortunato. Oh, sì. Quando te sera è finito. Oh, sì. Te sei che te che te befi dopo zio, prima di completarvi. Ma se te che ne rida. Guarda, ma le belle. Questa che ne rida. Ma le minga sci, vestita la purificazione. Oh, sì. Anca, se devi a me. Che visti sci, ti pare più interessante. Però disegni, visti sci, ti pare più bello.
e tu questo renderà più se facile tutta la tiritera del ritmo. Oh, mamma! Tacca, capisci, sei sorella. Te sai che anche per noi è una giornata molto, molto importante. Al so, la tanto sospirata intervista che la te deve dare una mano a Ciapala Cadrega a Roma. A Roma, non a Roma, a Roma. Roma. Quindi te preghi, per incu, sospendi tutti i tuoi esperimenti, ti prego. Tu, te preghi. Ma, vedi minga che fastidi più di riandare. A me, nessuno, te sei la giornalista. Te dice? Le mie risse no. Giusta. Vai con me, per incu, niente riti. In che studieremo a memoria tutta la formula. E domani faremo il rito. Dai, vai con me che ti metti a posto. Ti sistemi ben benone. È proprio per te. Sì, ma sistemi. Sistema. Certo che gode di che certi volti te dia proprio la maniera giusta di trattare con persone. E innanzitutto quella è la mia sorella. E poi il mio dovere di politico, saper parlare con la gente, a Roma, in Parlamento, cittadini, è il vostro... E va bene. Sì. Calmas. Guarda che la giornalista che la da Vinichin che Genji Rivus, che lei è un nos dur, e lei proprio con i politici più se vecchi e anziani, sì. La capica del minga de ridi, eh? Ed è per questo che le lega foscunta di su, e se per lei vissuta una persona valida, la gente che legge l'articolo sicuramente mi darà il mio il voto, e questo vuol dire una cosa sola, essere eletto in Parlamento, a Roma, in Parlamento. Roma, fides vera, i salotti importanti, la gente che conta veramente, che credi no? Perché fino adesso siamo mancati quei cose. Cosa ti per dire? Per dire che fino adesso si è sempre trattata bene, non ti è mai mancato niente. Cancella quell'idea, Marco. Che idea? L'idea che non va come innanzi a fare la stessa vita con fa fino adesso. Se riesci tragi. Cancella quell'idea. Guarda che in che Ghescali la cambialca te firma quando non si è mai sposata. Perciò o te li onori o te sei fini. Grazie per la fiducia. Le che tu ti sto parlando d'amore mi freno un cicinino. Le nidiche del Vespintus. Comi tacca minga. Una volta la mia ironia ti piaceva, cara la mia mie. Sì, ma spero se spieghi quater rubet sui don che di alterò mi riesci no a capire. Sentenna paterna. Quando un don verum una roba, l'autenium veramente sempre. O perché è fun finta deve si innamorare, recitando, piangendo, facendovi credere deve essere un piedestal. E vessa l'illusione di nostri sogni. Ma in realtà il risultato è sempre quel vi alter fi. Esattamente quel che verun. Sentito? Sentito? Ma però una quei volte anche quel che verun. Ecco. Te vedi, te capisci niente. La nostra capacità è quella di far diventare un vostro desiderio quel che è una nostra esigenza. Sto parlando d'amore, al moscumbus lacini. Sì, lei è inutile che te fai spiritus, dai. Guarda che fra un po' giornalista, Dai, prepara psicologicamente a rispondi a tutti i suoi domande senza far figure. Mi raccomandi. Fra un po' arriva la giornalista. Certo, a momenti l'arriva. Arriva e...
Mi deve più vedere, ecco, sono stufi, non voglio più vederla, eh! Cos'è che ti aver più fatti? Scherzare. Tu quel con preparare, lui il ver più vedela, ma figurava. Oh, come santa! Fortunato! Oh, madonna! Ciao, ma che ti è successo? Che è successo? Senti giù! Oh, mamma! Senti che è successo? Oh, mamma! Questa è la sera bruna. Se la fa? Oh sì, io se la fa! La matata bella posso per il per i moroidi! Ma che moroidi! Oh, no, per la... Oh, alla memoria! Sì! Ma se tu mica fa bene! Oh, madonna santa! Laura! 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 Che c'è l'acqua! Che c'è l'acqua! Che c'è l'acqua! Aspetta. Oh, signore, che succede? Oh, ma perché le vesti in sci? Oh, quanti domandi, dai! Vadervi, meve! Vadervi, meve! Vadervi, certo, non potremmo avere... Ma si capisce! Oh, fortunato! Mamma, non c'è niente a guardare! Ma ti sei matto, cosa ti sei venuto qui a fare? Ma guarda che sta l'Alberto che non va di da venire. Ma lui se deve venire chi giornalista. So, credi che mi fa venire anche proprio per questo. Ma se te gente con lui. Se ho capito male, l'Alberto vuol fare una specie di interruzione. Anzi, pensi che il Furca torna in più se tardi, tanto che l'intervista, e anche per questo vuol mettersi d'accordo sull'orario. Ma perché? Te dovevi a tornare dopo? Ma di Zenca cosa fa una siunda leggerimente? Ma cerca minga di parlare difficile con me, cerca di far scapire. Va bene, va bene. Di Zenca mi goda fare una specie di intervallo. Se in roba va bene, a maggior ragione se tu vorrei non andare per il verso giusto. Oh, ma pare che ti trovi a dispiacere, vedi me? Ma minga stupidasse che vede, lei la fine. Tita, se dovrei rifinarsi come col padrone, eh? Ma mica spiritus, proprio grazie a lui sono appena riuscita ad avere la giura con Trapner. Ma chissà cos'è che l'ha ottenuto? Adesso sei geloso, te sai benissimo che saremo niente seri, sono tre approfittare della sua amicizia. Ah, ma dipende come lui si è servito da te però, eh? Sta, ma senti, adesso che ho avuto quel che volevi, prendi pian piano, fa finire il gioco senza far diventare nemis. Se poi venisse letta a Roma, saremmo più se facile. Ora ascolto, finalmente potrei un far svedere, mi sono rimasto ad aspettare, va che ti avevo risposato. Manco mi avevo risposato. Ed è per quello che sono aveva fatto tutto questo. Ma va che a me ti avevo proprio bene. Anche a me ti avevi bene. Ascolta, ma dipende come lui si è servito a te però, eh? Fa minga bamba, te sai benissimo che succederà mai niente. Prima perché mi veri no, e poi perché lui ha gatterù della somme. Oh, signora, a proposito, venga, un problema col Fortunato. Ma sa fa chi calibra? Domanda e minga mi. Andiamo. Dai, dai, portiamo in giardino. Portiamo in giardino. Portiamo in giardino. Un po' d'aria fresca, magari a rinvegno. Portiamo in giardino. Madonna, nessuna. Buongiorno. Lui è Piero Stati, il fotografo di cui vi avevo già parlato. Sì, sapevo che era anche un fotografo. Ma per aiutarlo? No, sciura la ringrassi, la guarda. Le rangi da parmiva, grazie. Ah, e sci questa chi la saria la cara del luff? Addirittura un luff. Ma è così che dicono di lei. E chi le caminga di nemisi in politica? Mem
meraviglierie del contrario. Veramente sono i suoi amici a definirla così. Eh sì, e allora come si dice, dagli amici mi guardi Dio che ai nemici... Ci pensano zio. Eh? Non cominciamo con atteggiamenti ipocriti. Sappiamo benissimo tutti del potere di cui gode lo zio della signora e dell'influenza che ha tutta la sua famiglia su tante questioni. Senza peli in sulla lingua, Miei cari signori, come vi avevo già detto per telefono e come già sapevate, quella di oggi non sarà un'intervista all'acqua di rose, perché non è nel mio stile e non è quello che i miei lettori si aspettano da me. Io sono abituata a entrare nella vita delle persone che intervisto sempre a testa bassa, senza fermarmi davanti a nulla e cercando di mettere in luce tutto quello che c'è da conoscere. Sì, il Sam, te la sa preoccupa, no? Ma non sono preoccupata. So benissimo che tutto questo può essere utile a lei, come è stato utile ad altre persone prima di lei. Diciamo che sono diventato un lascia passare, una garanzia per quei politici che vogliono far carriera e che io penso possono meritare la fiducia della gente che mi legge. Questa Kira è proprio acida, antipatica. Signorina, signorina, mi porti qualcosa per il mal di testa. Sono già acida, antipatica per mio conto. Se mi viene il mal di testa divento intrattabile. Subito, dottoressa. La sai che l'intervista? Ma veramente non pensavo di fare un po' itinerante per la ca, visto che in quella è una bella giornata, se vi altro vi dispiace, no. Senza nessun segreto, vero? No. Sì, sì, senza nessun segreto che non... Va benissimo. Sì, la faremo servirsi. Guarda, la maggior parte delle fotografie le faremo qui, poi alcune in giro per la casa e visto la giornata splendida ne faremo qualcuna anche in giardino. Ecco. Va bene, allora mi prepari chi? Sì. Prepara tutto qui che adesso cominciamo. Buongiorno, Lena è la giornalista, vera? Buongiorno, sono Astrid Denti. Lei è la sorella del dottor Migliavacca, vero? Sì, piacere. Ma lei le drea soffrì e minga po'. Cosa? Bruna, aspetti, cosa mi stava dicendo? Che lei la soffrì tantissimo. E mi riferissi no al mal di testa che la gades. Quello è solamente un sintomo dei tanti. Lei la sta mal denter, come un padelò che il burbota. Ma a cosa si riferisce? Lei l'è più se stessa, lei la si è persa, come un che il trova più la strada de tornaca. Oh, ma Bruna, pensi sia mica... Ecco, questa te senti, l'è chi che te deve tornare per ritrovarsi. Ma dove l'hai fortunato? Dove dai quel tacca pane del fortunato? Te vorrei di la fortunata. Non c'è più. Come che più? A cominga dai la pozione dell'invisibilità, sì. Ma quella della purificazione. Ma figuriamoci anche in camo, sì. No, non c'è più, è sparito. Casomai le sparida. Sparì o sparida, adesso torna. No, lo sento, non tornerà più. Non tornerà più. Ma perché l'è scappato o perché l'è morto? Ma che morte è morta. E adesso fra un po'... Ma scusa, perché la cittadina non tornerà più? Ma lei, la conosce? Chi? E la fortunata. Ah, ma io non so nemmeno chi sia. E allora perché la cittadina torna e non tornerà più? Ma io parlavo del mio mal di testa. Lei parlava del suo mal di testa. Non mi sentivo così bene dentro da tantissimo tempo. Ma insomma, se pensa vendolo in dar fortunato, Bruna, la fortunata la sarà sicuramente di là.
sentite, vedela, magari prova. Ma chi sta cercando? Sta cercando la sua infermiera. La di capì che per lui è come un gioco. Le la sa nascondi e le la va in giro a cercare. Ma oh, senti, la capì, Te capì, Al penon, dando il verlì dopo che l'ha bevuto la cugina. L'è pericoloso. Gente, completare il rito. Se penon sospende la metà, saprà più come fa per salvare. Giulia. Sì, che... Te sei se può. Sì. Forse le mei che poterà cercare. Forse le mei. Allora, va, vostre lettuare senza. Bene. Mi avevano parlato di sua sorella e mi avevano detto che soffriva di qualche disturbo e che aveva bisogno di assistenza puntiva. È come la pugliuidele proprio in sci, Ma veramente a me non è sembrata una persona disturbata. Anzi, io sono convinta che sua sorella abbia delle doti non comuni a tutti. Le la disse? Ah, ne sono sicura, perché vede, sono bastati quei pochi momenti di contatto e non so, è come se mi avesse bloccato qualcosa dentro, mi sento molto molto meglio. Ecco Sura, che è questo? Oh, grazie signorina, molto gentile, ma non servono più. Non servono più? Sura Denti, sì. Cosa la disse cominciamo la nostra intervista magari partendo dal giardino? Oh, è una splendida giornata. Sì, andiamo in giardino, sì. È una splendida giornata, oh. Facciamo due passi, c'è una bucata d'aria e poi dunque fa anche il tè. Oh, un'ottima idea, andiamo. Prego, che la sei comoda. Le faccio strada. Laura, sì? Senti, prepara un bel tè e servisci in giardino. Ne raccomandi, Subito, Sura. Ma cosa che è successo? Oh, la guarda che ne so mi. Con tutti anche a lavoro insieme, mi l'ho mai vista essi tanto affabile. Ma la ciapanna botta? No. Ne sta la sorella del dottor Migliavacca. I manchi a mettere in ansia, puff! Allora capisci, le sta la maga. Poi cos'è? Ma sì, la maga. Tutti inconvinti che la sia matta, ma mi vedi invece che la sciura la ha dei poteri magici. Oh no! Ma cos'è? È una pacchiera terribile per tutti qua riguardo la magia e la stregoneria. Ma che magia, famiglia Reed. Mi vedi invece che se solamente la te si avvicina, ti marisci. Oh, sta ferma, le farò per sentire. Oh, ma non so mica mira maga, E se avevi minchia due vinovi, niente due stacca mia! Ma fa sì, proprio una bella coppia di giornalisti! Venga fuori di cola, te maniac! Oh, calma, Mi son non maniac, Ho visto benissimo quel che è successo! E par mi, ma par proprio non una roba normale! Ma guardati! Cioè, come da fai fotografie? Però che manca un po' da luce, perché chi l'ha posto, ma ho visto che chi l'ha in ponte in ombra, ti capisci mi. Accetti la lampada, e la metteria chi sulla porta, No. Oh, la pendula! Ma come la metti però? Ecco, in dote sere finì. T'avevi di sta betta giù. Perché te vuoi fare con la tua grappa? L'è pericolosa. Adesso mi ricordi. Certamente, l'è la dose della memoria. L'aiuta a ricordare tu quel che te sei porta e dente. Sì, vabbè, ma due che l'onore di l'Alberto. Ma sì, dai, adesso lui è lei di là con la giornalista. Ah. Ben con me che devo mandare avanti. Mo! Ma siamo appena cominciati.
te lo dico che te fa anche un paio di robe e poi dopo basta, te sarei a posto. È proprio quel che avrò mica sentito. Te vedrei che dopo te mi ringrazierei per tutto quel che ho fatto per te. Oh, mamma, dai, mamma, signori! Piano, piano, calmati! Calma, calma, calma sul corno! Ma cos'è successo? Lì! Ma chi? Tenter lì che è morta la vestita. Cosa? Tenter la pendula che è morta la vestita donna. Tu hai bevuto qualcosa di strano, lo sai che sul lavoro non lo permetto. Guarda l'interti. T'hai visto? Cosa avrei dovuto vedere? È morta la vestita. Guarda Piero, che se volevi fare uno scherzo non è il momento giusto ed è anche stupido. Scherzo? Qui dentro non c'è assolutamente nulla. Le sta la maga. La maga? Sì, sì, le sta la maga a farla sparire. Ma tu oggi sei proprio suonato. E più io che dovrei tra le tue stupidate. Tu ci amo di che dentro lì che era morta la bestia. E sotto lì troviamo uno dei sette nani? Ma più di nove nessuno ha! Dai Piero, prendi la macchina e andiamo in giardino a fare qualche foto. Chissà che un cicino in aria fresca ti farà bene al cervello. Dai, tu siamo di che anche il mio bisignello, l'ho visto veramente! E adesso non c'è più! E sta la maga, falla sparire! Che poi si scoprirà essere la matrigna cattiva. Ma fammi il piacere, andiamo, stordito! Muoviti! E che poco da fa la spirito! Muoviti! Sì, 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 va là! Tanto al so che te sei lì dente. Guarda che mi verimingo obbliga nessuno. O la sa la tazza sulla scrivania, ma se te vero no, bevela no. Ricorda però che è questa che la te farà effetto, quella che la te risveglierà. Tu ti ricordi un tan che te se porta dente. Ti fa come te vere. Però se te la beve, ricordes che te deve sdraiare subito, altrimenti te svegli come prima. Te capì? Mi adesso vo. Però se ti te vere, mi te aspetti. Vade retro! Adesso va a finire calma assommi e più mi fa sicuri che in calaca chi che succede di robi strane, molto strane, a proposito. E dai, dimmi per il deveriano se è all'improvviso. Che fregio. Però adesso succede che cambi macchina, c'hai questa chi piscinina, a voliga fa una bella foto, dopo vedo se il mazzo mio quel che tolta, dopo una parlarebbe. Lui, eh? Allora sono godo, ma mi avete detto. Cos'è? È
è morto. Ma che mica porta a vedere, quelli le mica morti. Quelli le mica morte erano anche travestiti. Quelli. Quelli? Ale un fantasma! Cos'è? Sì, sì, quelli, ale un fantasma, ma cremiga? Sì, travestì. Sì, travestì, travestì. Anche da sapere che la pendula lì appartiene a una nobile famiglia scusese. E il giunche che dentro lì, le un giunte che la famiglia lì. E siccome quando era giù in una combinata cotte de cru, san fa, an pensa bene se per il bene mio. E allora lui si fa, al se vendica una scudetta dalla pendola. Al macremiga. Al maminga di. Sì, dovete. Appunto, vedi, è un fantasma. Ed è sparito di due gol, però. Appunto, è un fantasma, come appena di, ecco. Ma mai credi che esistesse di fantasmi? Neanche a me, ma davanti all'evidenza ho dovuto ammetterlo. E ma dice, ma. E tanto che sta all'interno. Più sei da 400 anni. Ciumbia! Lei sta lì a quintare il sito della storia. No, 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 no. Lui la quintare no perché lui le riserva. Anzi, sì. Se capita di incontrare, al faga minga finta di vederle. E si fuori nel caso della stessa maniera. E minga facci fa finta di niente davanti a un fantasma. Ma che dici mi, che conveglia fa finta di niente. Perché al puderia in rabis, la capì? Oh, certamente. Puderia anche in rabis. E allora addio, addio, tranquillità, la capì? Se la scontra, fa la finta di niente. Ma tutte e due anche a fare... Ho bevuto un tè veramente delizioso, complimenti. Grazie, grazie. Dottoressa, sono qui per l'intervista. Sì, andate avanti, che dico due cose al Piero per le foto, poi vi raggiungo. L'intervista? Lo facciamo subito, dopo che ho parlato col Piero allora, vi raggiungo. Nuovo minanzi, sì. Aspetta, in fondo è curidura a sinistra che è la cusina, vi aspetto un de là, va bene? Arrivo subito, arrivo dentro. Aspetto, dottoressa. Amore. Senti, ho bisogno che mi trovi... Oh, sveglia! No, niente. Saghe. Ascolto, bisogna che mi trovi la sorella del dottore. La maga! La maga? Ancora con questa storia. Ma cosa mi stai combinando oggi? Io voglio parlare con la sorella del dottore senza che ci sia nessuno vicino. Perché sono convinta che quella donna ha qualcosa di eccezionale e che continuano a non prenderla in considerazione. Tu trovala e portala da me in giardino. Ma degli propri? Sarebbe meglio, a meno che tu non vuoi finire la tua carriera facendo fotografie per tessere. E pensare che questo dovrebbe essere il migliore. Non oso immaginare come sono gli altri. Incredibile. Tanto te sei benissimo quel che te deve fare. Com'è? Ma l'è mai possibile che deve venirmi a cercare quando te dovrei vestire a cercarmi? Come la fai a sapere? Te aveva mica di defanci? Sì, ma sei domani un anno fa. Te vuole continuare a disobbedire? Te vuole che se sappia che te fai mica il todo è? Te se benissimo, come andare a finire? Oh, no, per carità, se la venia se ne qualassimo a posto. Ma te se dire ascoltare o te se dire pensare a scigare? Certamente, sì. Vabbè, fammi un gioco. Che siano pericolose! Mi adesso eri su io e chiunti fino adesso. Ti te vedi dove te deve andare e te mi aspetta là, va bene? Va bene, sì. Va bene. Un, due, tre, quattro,
Set des. Arrivi. Ma guardati, lì sta minga attento. Là non ha mai bevù la sua pozione. Oh. Ma ti guarda se mi tocca fare tutti i giri perché l'urro in cucina. Mi pare che andrà da tutti i numeri. Ha cominciato da sto matto del fotografo che gira per ca come una trottola. Signorina, sì? Volevo fargli i miei complimenti perché mi hanno detto che il tè l'ha preparato lei. Era squisito. Grazie, è la mia specialità. Buono. Se che piace, ne beva voi. Ne bevo volentieri un'altra tazza. Prego. Come gentile. Grazie. Mi siedo un attimo, così lo bevo, lo gusto meglio. Ma che gusto particolare. Buono. Peccato che sia un po' raffreddato. Sciuradenti! Sciuradenti! Oh, Madonna, sciuradenti! Oh, ma... La pastista è la tua sorella! Oh, meno mal, meno mal! Meno mal, meno mal! Meno mal, meno mal, dici che le minga le duma in trans, in trans, Lei domani trans, sì, sì. Ma tutto il nostro futuro dipende da quel che deciderà sta donna e noi son fa, lo metti al tapè con tutte le cose della tua sorella che sono anche accuse che col fotografo in giro per la ca da fa di figurare e lui si dice le domani trans. Senti, sorella. Forse mica c'è un po' dal panico. No, stai calma, no, calma. Vuoi mi dire che del tuo di là c'è la mia sorella e sistemerà in tusco. Sì, ma vedi di leva, fantastici gambi, papa mola, meves. Oh, signora, il sapevi. E il sapevi mica andava a finisci. Me parte sentì, guarda che la bruna nel me caval de battaglia, pecca che dite, sei un'asta impotentà. Oh, gente, me parte sentì, tutto il paese, i ciacer della gente, saremo il zimbel del paese, saremo sulla buca di tutti. Alter che Roma! Ah, ma ve giuri che se la roba la va a finire male, che fa pagare un conto salatissimo! C'è chi? È successo? Sai che è successo? Tutti, sai che è successo? Guarda qui! Oh no! Oh no! Come? Oh no! Bisogna minga disturbarla. Sta compiendo un percorso di emozioni nel tempo. E la deve restare tranquilla, per vega minga un brusco risveli, che il poderia provocare di gross dimenticans. Cos'è? Cos'è che le deve fare? Le deve rivivere tutta la sua memoria, con le emozioni che la proa nel corso della sua vita. Era da fare proprio chi? In Camilla? Sì, nella tisana, che deve un potenze da te, perché stu viaggio al procura di forti emozioni. Esci forti che poteriano provocare di mancamento. Vabbè, proprio per far mancare niente. E allora, adesso, cosa fai? Bisogna la sala riposare tranquillamente. Tra un po' la si riprenderanno per lei. Meno male. Slunghela se fosse lei. No, cos'è? Ma che sei nata? Me passa neanche per l'anticamera del cervello. Ma una roba del genere. Oh. Figuro col fotografo che lei in giro ti sa cos'è il combina. No, in del melec proprio. No. Fortunata? Dammi una manca la tu del terribile. Anche a lei del milici. Perché te che ne ha qua idea migliore per caso? Sì, ho capito, ma quando sa desiderà, la sa domanderà come la fa a finire dentro lì. No, succede la minga. No? La sarà talmente stordita dal sogno che l'ha gaffà, che vorrà anche un po' di tempo
prima di tornare in piena conoscenza della realtà, te pare? Va bene, mettela dentro. Vai. Se viene su un'altra soluzione, te capo che miso io. Ma che dolore. Taglio. Ciao. Dammi una mano, dai. La peso un po'. Dai, mi sento tu il modellabile se trovi quel benedetto fotografo. Te vuoi ritornare più giù contro i moraidi? Sparisco! Riesci mica a capire perché te vuoi continuare ad ulurare quando è la possibilità di senti più del mal. Comunque... E il gnao, l'elto. Appunto. E ti fa come te vuole, rangia. Ciù, e adesso che succede? Che succede? Che quando mi chiude dentro la dottoressa lì, vuole alzare la gamba, te visto? Per me che sentì il brusur di moroidi, o c'è panna strepa? Oh, signore. Oh, dammi una mano di sasfa. Ciao. Dammi una mano di lassù, al tre, Uno, due, tre. Sapete guardare? Ah, che è il fantasma, che fa che finta di niente, che fa che finta, puttanina della vista, desbi, vuole là, perché con un terribile mal di scena, lui fa che finta di niente, a destra. Mi sono andata a cercare la sua cugnada. La mia cugnada? Sì, l'astri, la madre che vuole fare di foto con lei. Ah, che deve fare di foto con lei? Ma... Insomma, corta. Che lì? Lei è una persona molto intelligente, molto arguta e che ha un grande occhio di lince. E si sarà accorto che la mia cugnada le è un tipo un po' particolare. Sì, ma sono accorto, sì. Ma la madisa è una roba, perché la sei tu davanti alla porta della pendula, Ma sì, perché mi piace, perché più di no? Oh, tanto mi so già chi è dentro lì. La sa? Già. Ma... Ora c'è un po' porta dente? No. E sono Maria, ma c'è un po' se ti scossi! E me Maria? Ma già c'è un po' se ti scossi? Esatto! Allora la avrà capito che non vorrei un no fa una roba del genere, Certamente, al so! Non vorrei un dumà contro là che nessuno la disturbasse nel suo riposo. Il puderia era vista brutta, Ma se poi venga lì che abbia un bel carattere, Sì, ha la faccia del malinteso. Ma cos'è che pensa di dire? Ma chi è che può fare un malinteso del genere? La guarda, per me è in danci. E che aveva fastidio in quel video? Che aveva in quei altre ambizioni. Quindi che pensano a doverti da fargli fare questa fenchì. Ma che mi scusa, chi è che poteva pensare di fare una roba del genere? Ah, sarebbe anche bella domandata però, E se si ricorda no? Sape no, dimenticà certi robe, sono sicuro che appena il pe a cercherà da vendicarsi. Addirittura, perisci poco. Come perisci poco? Ho sto solo a denti della pendola per 400 anni. Mi sembra che non è strato. C'era denti della pendola per 400 anni? Sì. Sì, cara, mentre parla del fantasma del nobis cusés che infesta la pendola. Fantasma del nobis cusés? Sì, quel che gira per cacucune lì, la camicettina e schifiotti in corpo. Ah, quel nobis cusés! Sì. Il fantasma! Sì. Ma, sei sicuro che puderiano fargli una foto? No!
No, vero no, assolutamente che si travisse. Sì, sì, perché vorrei un no, che la notizia la vada in sui giornali, eh. Sì. E perché se no chissà cosa che vigneria fuori, eh. Sì. Ma che garantisci che comunque la notizia l'ha rimasta... La... No, vero, no, assolutamente se divulga la notizia, perché è l'ultima volta che c'è il rabbì, che è andato in mezzo, un me collaboratore. Che è andato in mezzo, un me collaboratore. Sai che è successo? Che è successo? Sai che è successo? E se no, pare. Pare che gli abbia rubato la memoria. Sì. Sì, sì, pare che l'abbia fatto diventa ma... Ah, sì. Sì, ma mi pensi che lui è il vero Noris, c'ha una roba del genere, no, vero? No, 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 da certo. Ecco, allora te fa una bella roba, sì. Con la sua macchina fotografica, che venga con me, che il compagno, che vuoi farsi benedetti fotografie? Sì, da dove comincio? Da là? Dai stanzi, ecco. Da sura, che vengono. Voglio massi di sì, che vai di massi, che rovini, con vecchi a bevarsi, per i vissuti. Grazie. La, il garo va l'anima e la fa diventa matta. Ma te che ne va un'altra più se tranquilla di inventare? Ne stava, da... ne stava prima roba come gli immensi, dovevi fare, ecco. Sì, 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 ecco. La sempre arriva. Adesso, ascolta Pulito, sì. Mi vo di là e cerchi di tenere più se possibile in bal e il fotografo. Sì. Ti cerca di mettere a posto il rob, no. Perché se no che gisci la roba la va a finire male. Le char! Le char, le char, le char. Ah! Oh! Oh, che brusura! Oh! Oh! E adesso chi le? Suona la porta! Sì, ha suonato la porta, va a vedere chi le piuttosto. Signor, cosa è successo? Che è successo? Niente! Lei che su mica punto sta senta giù, ma vedi piuttosto che lì. Ma scusa, avevi mica di a Filippo De Vichi a Stura. Ah già, il Filippo, ma ricordavi più. Fa' finire, dai, fa' finire. La streppa, i morroidi, ma... Ciao Alberto. Ah, ciao Filippo, ciao. Ma che ne sei? Tu in giro. Come in giro? Sì, in giro per la ca. Chi de sura, chi de sotto, chi dentro e chi fuori. E quei fera impropitanti. Ah sì, la sapere, la sapere. Le che mi devi programmare il tuo arrivo come un'interruzione. Invece par che chi che tu vada interruzione, ecco. Ma se davvero mi vuoi via venire più tardi. No, 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 tita ste chi. Le che è piuttosto la gada tabacà. Agli ordini. Lo spirito punta terra, la gana, agli ordini. Ma fortunato, neanche a morire. No, lui no, lui no. Meno male. Ti pensa se avrei visto Miss Simpatia? Chi? La giornalista. Ah, a proposito, sì. Insieme alla giornalista, che gira, che è anche un fotografo, sì. Se ti capita di incontrarlo, fa finta di aver sbatto. Ma? Sì, fuori di qua, di roba senza senso. Dopo ti spiegherò ti scopo. L'importante è che ti, quando ti incontri il fotografo, cose senza senso, così. Sì, va bene, ma la giornalista l'è andata via. No, le più sei visita quanto ti puoi pensare. Ma come mai? Sur, la vostra mia lavoraria Savessa da sistemare tutto quel che doveva. Adesso... La maminga spiega. Cos'è che le spiegava? Sì, capì, ma adesso in tua lei. E le sue scale, pian di sura. E allora vuoi mia parlare, pian di sura, per me. Ascolta, mamma mia. Ma cos'è che succede? In che due amiche fa l'intervista? Scusa, te verde che ne sappia, mi la giornalista le sparita e mi sui salve lei. La signora Bruna le ingi con Fortunato vestita donna. La signora Giulia le ingi con te fotografo e chi se capisce più una cosa. Ecco, e mica speravi che durante l'intervista pudeo finalmente stare ciccini uscita per noi? Ma sì, con tutti i traffici che è in giro in quel. Traffico? Ma qual è che finirà tutta sto calvario? Ma con un'idea, sennò quanto dura arrivare l'intervista? Ma mi ma riferivi in un due, diventa sempre più difficile, vide tutti i dì e dopo fa finta da niente. E anche per me è difficile, ma purtroppo se può no fa diversamente. Mi sono una semplice cameriera e ti te può no rovinarsi la tua carriera politica scontrandosi con l'Alberto, non è certa adesso. No, no, e pensa che quell'insignificante metti. Senza aver sbunda fa una gota, al più è eletto un ureul,
tu perché la sposa la sciura Giulia Carugati. Ma pensa, Gnomur, in scite si è fatto bel sangue amaro. Oh, ma rimica giusta, eh? Ma sono d'accordo con te, ma puto un fanagot. Te pensi che sappiano quanto potrebbero essere utili al paese tua capacità e la tua onestà? Ma purtroppo sei in una favola, e in delle realtà robini sci che te piace o no. No, no, per di no proprio accettare. Farà anche male in Ludas, ma voi credi che roba per non cambiare anche a mo? E come? Te sperate che salta a fare la fata turchina e con un tac di macchetta magica la te risolva a scos? Perché no? Oh, madonna santa! Oh, porco champagne! Forse la fata turchina no, ma qualcuno che può aiutarmi sì, anche se al posto della bacchetta magica ha una penna stilografica. Ah, non ascoltà, la gaspià! Ma anche volendo non potevo far diversamente, chiusa lì dentro. Ah, cara, ma scusa, se la faceva lì dentro. Per poter spiare, disturbata, Ma non sono mica entrata per mio conto. Quello che mi ricordo è che dopo aver bevuto il suo tè, io mi sono sentita strana, confusa, trasportata e mi sono ritrovata nella pendola. Ma metella, ma fa sta mal di sì. A meno che lei ha bevuto la tisana della suora Giulia. Ah, la suora Bruna, ecco perché le sta male. Sicuramente portentosa. Voi non potete immaginare quanto, ma un tantino potente sì. Ma scusa, lei è la dredicla per aiutà, ma in che maniera? Da quello che ho capito che lei lavora in politica, vero? Sì, sono la segretaria provinciale del partito dell'Alberto. Benissimo, adesso io e la sua amorosa andiamo in giardino a fare quattro chiacchiere. Ma sono anche la sua amorosa. Lo so, ho sentito tutto e voglio parlare con lei proprio di questo e della carriera del suo Filippo. Allora lei è che la parla con lui, mi sono mica troppo preparata sulla politica. No, cara signorina, io parlo meglio con la donna quando l'argomento della conversazione è il suo uomo. Andiamo. E mi? Lei aspetti qui. Anzi, no. No. No, no, no. Le do un consiglio. Si metta nella pendola. Si metta nella pendola. Vedrà come si medita bene al buio per proprio conto. Vedrà. Pendola. Si metta lì. Andiamo, cara. Ma mica pensi no, in spariti tutti i calacacchi. Ma possibile che dire se circonda Dumà dei impiaster? Guarda che con tal fine potete se sbagliare dei grossi, perché quelli le intraprendente, quelli le rampante. Infatti in comune ma tu che dai incarichi di poco conto per far binga emergere, perché quelli le talmente balose che anche materia proprio niente a farmi scavo, quelli. Sì, ho capito, allora duca lei adesso. Sto campione di intelligenza. Come fosse, era chi un'altra infanzia ma la laurea. E con la giornalista come fai? Fai come la dice la mia sorella. Spetta anche la rinvegna, ecco. Spetta anche la rinvegna. Oh. È fotografato il scos, vera? Sì. E sono sicuro che veniera fuori un servizio con i fiocchi al bacio. Per. Sarei due le finilastri? No! Sì, no! Sì, le de là con la Laura, con la mia sorella, con la Bruna. Con la Bruna, sì, sicuramente. Che la confusione. Le de là in giardino con la Bruna. Sì, no, le lascio tecnica. Sì. Ah, no, mi lascia mai una roba, perché Astri, a Piazza Vecchi, un'idea precisa da quel caretto tutta l'intervista. Perché la voleva intervistare la Bruna? No. No. E la voleva avere un'opinione precisa da qui che stanca qui Vicente. Cioè, come la pensa sulla persona, la figura, questo, tu scopri. Per avere un'idea precisa dell'intervista. Ho capito. Allora le mie te va gavelà della tua sorella in giardino, magari. Mi parminga il caso. No, è proprio il caso che ti te va gavelà a scambiare ciacce con la tua sorella. Intanto mi a voi cercare Filippo. E chi? Resta chi nisci? Ma preoccupeva snore sti chimico da metti via tutta la tressatura.
Mi pensi che 2 minuti fanno differenza, eh? Sì, fanno differenza, ma mica sono mica tanto tranquillo da via sta maniera qui. Mica sono mica tanto. Sì, che se mica troppo tranquillo. Sì, mi. Mi, lei stamattina che sono tranquilla con te. Ti hai capito? Me va a parlare con la tua sorella. De cursa! Gli ordini, porca. Mille gente strana ne ho vista tante della mia vita, ma come questi chi abbattano i suoi? Manco fa la posta in calacacchissa che è anche un fantasma e una maga! Oh, oh per Dio! Che fregio! Meno male che è via. Entra via, aspetta. E chi parla con me, pum, alla fera di testa. Ho capito chi è lui. Lui è quel che la parla del fantasma. Sì, mio fa in rabbia ver fantasma e sangue de bis, ma è minga la rima. Ma sa fa dentro lì? Se la vedi scusese. Mi chi dentro, capassi tu l'an, senza la fastidia quel che san, ed esca il mascusa goderò de fa, calma disturba no, e che il malasso laura. Mi lo dica questi quinti fiore da co, eh? Mi capisci no, ma hai sparito i tinchi alla cacca, eh? E Filippo si trova no. E neanche la mia sorella Bruna si trova no. Magari qualche cerchi le dente lì. Scienzio! Che parla minga, eh? Oh. Perché vuole la mica fare il Robin Fantasma? No, no, la qualche verità! Ecco. Oh, vuole la mica fare il Robin Fantasma. No, non da controllare, ma che lui è staga tranquillo e che nessuno la disturba. Sì, certamente, certamente. E adesso chi è? Ma forse lui! Ma ti aspetta un po' poi vero? Mi no, aspetti nessuno, eh. E chi è che può essere allora? Ma saremo a me e Davide chi è? Ha suonato la porta? Sì. E certamente che suona la porta. E chi era? E se no? E avevi mia del rì? No, mi provo a indovinare chi è. E insiste, ne? E vuol del rì? No, aspetta chi un momento. No, che non c'è un momento che sei di Carpinchio. È uscita rovina tu scorso. Eh sì, che non c'è sei di Carpinchio. E la colpa di chi è? Ah, secondo te la colpa è sempre mia, ecco! Oh! Insiste, ne? Ma cosa devi fare? Cioè, devi fa? Niente, sta chi che come mi, vo via del vi, e che dici quattro a cazzecca per te, drin, drin, drin. Adesso anche tira via tutto il gusto della sorpresa. Allora, lui l'ha finita e farti bene. Sì, sì, sì. Benissimo, sì. Allora che comincia a tirare su le robe per andare a fare gli scatoli. Per la fine. E ti? Sette effetti, dici? Te che niente me, te fa in chiusina? Oh, venga, oh dottoressa, buongiorno, buongiorno dottoressa, buongiorno, sono il segretario nazionale del partito. Oh, che piacere. Buongiorno, c'è una miglia larga. Carugatti, prego. Ma questo è tutto Questi, alle top del 90, il segretario del partito. Sì, sì, sì. Siete chi? Noi paeschi visini per un'inaugurazione. E certo. E so fa. E me che passi da là a farvi dei malavari intervista. Eh già. Ma anche passano
da l'asciugadenti, eh? Sì, sì. Non è l'asciugadenti? Dualè! Dualè! Dualè l'asciugadenti! L'asciugadenti! Come si fa a sapere Ducalè? Come si fa a sapere Cusaghen per il co sti barlic de giornalista? Sempre in giro fa domande. Le ferre in giardino. Ah, sì, sì, le ferre in giardino. Che la vegna, che andiamo in giardino, c'è una boccata d'aria, che le faccio strada, venga. Mi ha sentito di cu. Di cu? Sì, lui mica sentito di cu. Di cu? Questi colpi, questi due colpi. Sì, chi di cu? Sì, la mia mie. Che sì, che le trecce paglie sono de flamenco. Flamenco. Sì, sì, le vere, sono trecce paglie, sono de flamenco. Ma vuole dire sì, sono de flamenco adesso. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Erano una moda di gemelli. Ma buongiorno. Sì, sono chi parla intervista. Ah, ma lei è l'insegnante. Lei che la dà lezione del flamenco? Sì, le venite qui e fagli vedere alla mia mia gli ultimi passi del flamenco. Sì, 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 sì. Dai, forza, non le fai bene. Bruna, ti presenti il segretario nazionale del partito. Buongiorno. Che la faga finta da niente! Che la faga finta da niente, che è per maluso! Sì, sì, sì. Puoi spiegargli tutte le cose? Ma che niente spiegare anche tutti per le mie lezioni di flamenco! Ole, che bello! Alle lei che la insegna a ballare! Ma se fa male, eh? Ma se fa proprio male, no. Sì, sì. Ma no, lei che fa male di tre, ma mica per il sette. Ah, capisci? Altre che le sono de flamenco. No, non è mica come la pensa lei, no. Cara la mia sciura, eh? Non è mica come la pensa lei. Oh, ma guarda che sono disturbato. Signor segretario, che onore. Ma buongiorno. Buongiorno. Come dicevi prima, si ripiene un paese di vicini e non pensare a passarsi l'udala. Ma voi politici dire le cose come stanno mai, eh? Sappiamo benissimo tutti perché è venuta fin qui. Che la ma scusa un momento. Per le lezioni di flamenco. No, le nome di flamenco. Ma sciuradenti, ma mi vedo con la sera ripresa che la sta bene, che non proprio piesè. Non sono mai stata meglio. Il tè della signora mi ha fatto proprio bene. Grazie di cuore. Cominciavi a suffegare l'Inter, eh? Sì, tu che te ne fai? Va l'Inter, ti che te mi fa venire in colpo, ha seguito un mio consiglio. E devi dire che dentro lì sapevo sentire tanti bei rubetti. Ma chi ti è? Filippo Benarrivo, segretario provinciale del partito. Piasè, invece mi sono il segretario nazionale. Al so chi le lei, finalmente col Piasè da conoscere da persona. Ma se mai incontrato prima, eh? E questo è un male a cui bisogna subito rimediare. E cioè? Lei lo sa che la mia intervista serve a farmi guadagnare consensi, vero? Beh, se ne ho proprio in civital. Ecco perché non sarete mai veramente dalla parte della gente. Voi non siete capaci di essere sinceri. Lei è venuta fin qui perché sa benissimo cosa vuol dire il mio servizio su di voi. Va bene, sì, si può dire che è importante darvi da risalto a un membro del partito. Sì, benissimo, si tranquillizzi che ne parlerò così bene che la gente sarà obbligata a votarvi. Da voi? Oh, sì. Ma sarebbe bello. Al sur miglia vacca, videl a Roma, Alberto, a Roma, in Parlamento! Che bello! Sì, sì! Bravo Alberto! Viva a Roma! Non è di lui che voglio parlare! Eh? No? E di chi dovrei parlare? Di lui! Di lui! Ma se non sei il segretario provinciale? No, è un uomo, e cosa molto rara, un politico che crede ancora in certi valori e soprattutto disprezza l'ipocrisia di cui voi politici siete ormai ricoperti. Un uomo nuovo, come si dice, che vuol far politica in maniera nuova, senza imbrogli, segreti, ma cose chiare fatte alla luce del sole, come vuole la gente. Ma secondo me a cambiare la gola.
Vero, ma come dice un proverbio, gutta dopo gutta. E come di prima, tra lì cambierà. Ma mi vuoi riprovare? Sono in pensintonia con quel caladis la sciura astri. Non sei troppo distante dalla gente che guarda con sospetto. E se dovrei fare una classifica di puliti, sono sicuro che sarebbe un basel sotto a Pinocchio. Quelli non hanno mai esistito. Ma ti vorrei cambiare il mondo? Gominga sta pretesa, ma poi come si dice guta dopo guta. Ma tu sei da partire? No, con l'aiuto della mia futura mie. Futura, mie, futura, aiuto, sveglio. Oh, signore. Segretario. Sì, dimmi caro. In quanto lei, mio caro onorevole, le consiglio di sfruttare le cose come stanno andando in questo momento. Magari un cambiamento potrà tornare utile a voi più di un mio servizio, perché la gente che vi vota non è stupida. Magari qualche voto arriva per interesse, ma la maggior parte dalla convinzione. Quindi, vabbè, cominciamo a fare un po' da pulizia. È un cambiamento che viene dalla base, al primo di me fa del bene. Bravo, vedo che hai già capito il senso della cosa. Certo, cominciamo subito e senza perdere tempo. E ti, vieni con me, che cominciamo da Genova e Filada. Mi, a Roma? A Roma, sì. A Roma! E zero saria mi. E da qualche parte bisogna pure iniziare. Grazie, dai. Di cuore, deve cambiare la nostra vita. No, sono io che devo ringraziare voi e la signora. Lei mi ha fatto capire chi ero veramente. Non ero una donna acida, malmostosa, senza fiducia, tradita dagli ideali. Ma grazie al vostro aiuto ho ritrovato la forza e l'entusiasmo che avevo perso. Adesso tocca a voi e cercate di non deludermi. No, al farei no, anzi, gado la mia parola che farò da tu per poterla mantenere. Non c'è garanzia migliore. Dai, Piero. Piero, ancora spaventato. Dai, prendi tutti i tuoi arredi e andiamo con loro a fare... Arrivederci. Una vita. Andiamo. Ma devi venire anche a me. Ma certamente, tu sarai il suo riferimento costante. A te lui dovrà guardare nei momenti di sconforto che sicuramente dovrà affrontare. Ma con il tuo aiuto sarete invincibili. Andiamo, che grandi cose ci aspettano. Andiamo. Arrivederci. Buongiorno. Arrivederci. Alberto. Alberto, sei lì. Questa che la c'è la sua merda. Ma dove andate tutti? A Roma. E allora mi si fuochi. Te resti qui con me a Milano. No, ici è Varno.
noi veniamo da Parabiago per il discarico. Ah sì, è arrivato un fax dall'università di Harvard nel Connecticut, non in Massachusetts, che dice che ridere fa bene alla salute. Però c'era scritto sotto anche qual è la ricetta è il sempre lei.